Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi vedremo lo speed painting di una coppia che adoro tantissimo. Si tratta di Asuna e Kirito del famoso anime Sword Art Online. Se siete appassionati sicuramente saprete che è uscita una nuova serie, io l'ho già guardata, mi è piaciuta davvero tanto, e anche se ci sono alcuni punti, vabbè, non voglio fare spoiler, e questo sarà il disegno finale, quindi io spero che il disegno vi piaccia. Ho provato a giocare un po' di più sulle luci e sulle ombre e volevo creare una scena un po' romantica appunto dei due, di questa coppia. Io vi lascio al disegno, fatemi sapere cosa ne pensate, spero vi piacerà e buona visione, ciao! Come dicevo prima, Asuna e Kirito sono una delle mie coppie anime preferite in assoluto e quindi ho deciso di dedicare loro una fan art. Dopo aver fatto un po' di pratica con le proporzioni dei corpi maschili, ho deciso quindi di dedicargliela. Inizialmente volevo realizzare una classica posa in cui erano nelle loro posizioni da combattimento, perché comunque durante il gioco Sword Art Online loro sono sempre in azione alla massima potenza, e però alla fine ho optato per una scena un po' più romantica, quindi ho fatto una scena in cui entrambi i personaggi sono appunto stesi sul letto e c'è questa scena di notte, diciamo, in cui i personaggi si guardano appunto con lo sguardo innamorato e stanno per baciarsi. E quindi diciamo l'obiettivo era questo. E, per la line art la parte più difficile sono stata sicuramente i capelli e soprattutto decidere da dove far arrivare la luce e come posizionare le ombre, perché questo disegno è praticamente, non dico nudo, però i personaggi comunque sono poco vestiti e quindi essendoci molta pelle scoperta ho dovuto lavorare molto sulle profondità del corpo, mentre solitamente i personaggi sono quasi tutti ricoperti con i vestiti, quindi per me è stato molto difficile, però ho voluto fare questa cosa anche per esercitarmi ancora di più con il corpo e quindi migliorare nelle sfumature, perché sentivo che era una mia lacuna e volevo colmarla. Naturalmente, scegliendo due personaggi che amo così tanto, ero sicura che ci avrei messo assolutamente il massimo dell'impegno per cercare di raggiungere il risultato migliore possibile. I capelli di Asuna li ho realizzati 2 o 3 volte in realtà, perché ho provato prima uno stile, poi un altro ancora, perché inizialmente disegnavo i capelli con uno stile a ciocche sottili, quindi abbastanza lungo da realizzare, però facevo troppe ombre. Ho voluto provare a realizzarlo su Asuna, ma non mi convinceva moltissimo, infatti poi successivamente l'ho cambiato e ho optato per uno stile che utilizzo più attualmente, quindi uno stile molto più morbido, molto più semplice, però allo stesso tempo che abbia il suo effetto, ecco, con le luci e con le ombre. Il vestito è stato relativamente semplice, alla fine era un top, anche se con le ombre ci ho dovuto giocare un po'. Le mutandine, diciamo, di Asuna inizialmente le avevo fatte rosse con i pallini bianchi a pois e poi successivamente le ho cambiate. Adesso nello speed painting vedrete come le ho modificate, le ho fatte praticamente più semplici. Kirito è stato difficile perché ero indecisa se fargli una muscolatura molto evidente oppure no. Essenzialmente nell'anime e anche nel manga non ha una muscolatura molto evidente, è comunque un personaggio giovane, non ha muscoli potenti, ecco, quindi ho fatto un po' una via di mezzo, ecco, non volevo farlo troppo mingherlino ma non volevo farlo neanche troppo muscoloso, quindi ho cercato di realizzare una via di mezzo, spero di esserci riuscita. E un'altra cosa che ho cercato di fare, ovviamente, una volta scelta la direzione delle luci, ho cercato di enfatizzare maggiormente i corpi della coppia senza però esagerare con la quantità delle luci. Poi ho essenzialmente aggiunto uno sfondo scuro perché la scena volevo che si svolgesse di sera e
un po' come se fosse sotto le stelle, come se loro fossero con una terrazza tipo, e quindi ci sono tipo le stelle cadenti, tutte quelle lucine che ci sono soltanto di sera. Poi sono passata agli occhi, che è la parte in assoluto che preferisco. Quelli di Asuna li ho rifatti un paio di volte e infatti poi ho modificato anche la forma perché mi ero accorta di averli fatti troppo troppo stretti e non riuscivo a inserire la pupilla come volevo. Quelli di Kirito invece sono stati più semplici perché avevo azzeccato fin da subito le proporzioni e quindi sono venuti bene. E è venuto bene in questo caso perché l'occhio è uno solo, perché sono di profilo. E essenzialmente poi ho terminato con le luci e le ombre, ho lavorato molto con i livelli, soprattutto moltiplica per le ombre e luminosity o shine per le luci. E quindi poi qui ho utilizzato principalmente il pennello Airbrush e poi alla fine ho aggiunto dei tocchi di luce in più e enfatizzato maggiormente lo sguardo dei due personaggi. Io spero che il disegno vi piaccia, fatemi sapere con un commento qua sotto e metti un like se ti è piaciuto. Ti ringrazio per aver visto il video fino a qua, noi ci vediamo al prossimo speed painting. Ciao ciao!